Salve a tutti, io sono Carmen Anastasio e vi do il benvenuto a questo videocorso dedicato all'album per la gioventù opera 68 di Robert Schumann. Ho scelto di presentarvi questo lavoro non soltanto perché Schumann fu un grandissimo compositore, ma soprattutto perché più di altri Schumann fu anche un eccelso didatta. Egli stesso ebbe la possibilità di studiare, di formarsi con i più grandi maestri della sua epoca, primo fra tutti Friedrich Wieck, padre della poi sua futura sposa Clara Schumann, anch'ella grandissima pianista e didatta dell'epoca. Schumann aveva molto a cuore la formazione dei suoi allievi e forse per primo aveva constatato il rischio del cosiddetto inaridimento dei sentimenti, della perdita dell'interesse nei confronti dello studio del pianoforte, dato probabilmente da un costante, ripetitivo esercizio tecnico, esercizio al quale Schumann stesso si sottoponeva. E Schumann scrisse una volta che i musicisti sono coloro che possiedono un'anima di fuoco e una forte tecnica. E quindi proprio per salvaguardare questo fuoco sacro che arde sicuramente anche in coloro che sono alle prime armi con lo studio del proprio strumento, che sono venuti alla luce i brani dell'Opera 68, nati appositamente per i suoi allievi, primi fra tutte anche le sue figlie che studiavano pianoforte. Come fa Schumann a mantenere vivo questo interesse, questa passione per la musica? Beh, per rispondere a questa domanda basta semplicemente ascoltare le sue composizioni e vi accorgerete come ogni singola sfumatura, ogni colore che si nasconde anche dietro uno slancio tecnico, un passaggio particolarmente complicato, non è solamente un virtuosismo fine a se stesso, ma nasconde sempre un moto dell'animo, del cuore. E voi stessi vi accorgerete come per ricercare quel particolare suono adatto farete un percorso di ricerca anche dentro voi stessi, dentro il vostro spirito. E questo è molto, molto bello perché ci avvicina ancora di più alla musica e alla composizione in questo momento, ci rende proprio partecipi di questo dialogo fra noi e lo strumento. Vedremo insieme alcuni dei brani della prima parte dell'Opera 68, che è divisa in due parti. La prima parte è dedicata ai più piccoli, ai più giovani. Più giovani da intendersi non solamente dal punto di vista anagrafico, ma anche tutti coloro che sono all'inizio del proprio percorso di studio col pianoforte, quindi a tutti i principianti. Ho scelto l'edizione Ricordi perché tutte le edizioni sono molto valide, ma ritengo che l'edizione Ricordi sia abbastanza completa anche dal punto di vista della diteggiatura, delle notazioni di dinamica, eccetera, eccetera. Una cosa che vi faccio notare, tutte le indicazioni di metronomo sono assolutamente indicative, quindi non prendetele necessariamente alla lettera. Sono molto invece più importanti le indicazioni di andamento, quindi tutto ciò che è scritto all'inizio appunto del brano, che ci dà anche un'idea più completa di come debba essere eseguito e quale sia lo spirito. Prima di iniziare questo corso, vi volevo così riportare delle frasi che Schumann stesso ha scritto per ispirare ancora di più i suoi allievi, ed incentivarli allo studio del pianoforte. L'educazione dell'orecchio è di massima importanza. Esercitati fin dall'inizio a riconoscere ogni suono e ogni tonalità. Inoltre, cerca di identificare a quali suoni della scala corrispondono quelli che producono, ad esempio, la campana, i vetri delle finestre, il canto degli uccelli, eccetera, eccetera. Sforzati inoltre di cantare quando leggi un brano a prima vista, anche se hai poca voce. In questo modo perfezionerai il tuo orecchio.
Bene, detto questo, cominciamo il nostro viaggio insieme nei brani dell'album Per la gioventù, opera 68. Buon ascolto!